Benvenuti di nuovo alla sessione dei casi clinici FADOI Liguria, ormai un appuntamento fisso del martedì pomeriggio, dove partiamo dalla presentazione di alcuni casi clinici che troviamo particolarmente interessanti e stimolanti, presentazione che generalmente viene fatta da dei giovani medici, spesso specializzandi dei vari ospedali, aiutati, coordinati nella discussione da altri colleghi. Lascio ora la parola al dottor Corrado Castagneto che introdurrà il caso clinico. Buonasera a tutti. Beh, direi che il titolo di oggi è veramente interessante e quindi ringrazio già fin da ora le colleghe, la dottoressa Elisa Schiavetta, la dottoressa Ilaria Bellofatto e il dottor Nicola Barbis, perché il titolo è veramente interessante, una causa rara di addominalgia. Quanto il famoso mal di pancia che i nostri pazienti presentano e per cui vanno al pronto soccorso, poi vediamo cosa succede. Prego, dottoressa, grazie ancora. Aspettate che devo spegnere il microfono, sono mai capito. Sì, condividiamo lo schermo. Riuscite a vederlo? Perfettamente, credo che puoi metterla. Sì, si vede bene. Ok, perfetto. Allora, il nostro caso clinico riguarda appunto una causa rara di addominalgia e in particolar modo parliamo di una donna di 64 anni che chiameremo Erika. Fumatrice senza allergie note, che in anamnesi patologica remota presenta artrosi e un pregresso attacco ischemico transitorio con poi un riscontro di forame ovale pervio per cui aveva avviato terapia con warfarin, successivamente sospesa per una riferita intolleranza. La paziente a inizio marzo 2022 ha iniziato a presentare un forte dolore addominale con vari episodi di vomito, per cui il medico curante le aveva fatto eseguire sul territorio degli esami ematici, ai quali si notava la presenza di indici di colestasi e transaminasi mosse, e un'ecografia dell'addome che evidenziava la presenza di una colecistite litiasica e la presenza di versamento libero nella cavità addominale. Per questo motivo il 23 di marzo ha eseguito una visita presso l'ambulatorio di chirurgia dell'ospedale San Martino e il chirurgo, presa visione degli esami e visitata la paziente, ha deciso di inviarla in pronto soccorso. All'ingresso in pronto soccorso si presentava vigile, assolutamente orientata, con tutti i parametri stabili. Sono stati ripetuti gli esami ematici che hanno confermato quello che già si notava, si era visto sul territorio, quindi indici di colestasi mossi con bilirubina fino a 5, transaminasi alterate con le alte fino a quasi 3.000. Inoltre si evidenziava anche un INR spontaneo a 3 e un D-dimero a 20.000. Per questi motivi è stata eseguita una TAC addome con mezzo di contrasto in urgenza e quello che si poteva notare alla TAC addome era un fegato di dimensioni aumentate con un parenchima disomogeneo, si confermava la presenza di versamento di ascite e inoltre c'era la trombosi delle vene sovraepatiche e in questo caso possiamo vedere la trombosi della vena epatica di sinistra. Nonostante il radiologo non si fosse sbilanciato, ovviamente la prima cosa che è venuta in mente è la sindrome di Bad-Chiari. Per questo motivo la paziente è stata trasferita nel reparto di terapia subintensiva, è stato posizionato un accesso venoso centrale tramite il quale è stata eseguita una biopsia epatica che poi evidenzierà la presenza di necrosi centrolobulare senza segni di infiammazione, quindi o un'epatite da farmaci, da paracetamolo, ma la paziente non ne aveva assunti, oppure un'epatite ischemica come in questo caso, quindi un'ulteriore conferma. Inoltre è stata posizionata una derivazione portosistemica, una TIPS, che ha subito avuto beneficio perché
il gradiente pressorio porto sistemico si è dimezzato da 16 a 8 mm di mercurio subito appena posizionata. È stata eseguita inoltre una esofagogastrododenoscopia alla quale si notava la presenza di varici esofagee F1 e di gastropatia ipertensivo portale moderata, di grado moderato. Quindi, non essendoci segni di sanguinamento né recente né in atto, è stata avviata la terapia con eparina a basso peso molecolare a dosaggio anticoagulante ed è stata trasferita presso il nostro reparto in medicina interna. All'arrivo nel nostro reparto era sempre vigile, orientata, tutti i parametri erano nella norma, la cute e le sclere risultavano itteriche ma senza particolare prurito, senza lesioni da grattamento e l'addome era assolutamente trattabile, non più dolente e neanche dolorabile. Abbiamo ripetuto gli esami e tutti i valori sono risultati sempre mossi, ma in riduzione, infatti gli NR da 3 a 2, di dimero da 20.000 a 14.000, indici di colestasi sempre mossi, anche questi però in riduzione, e le transaminasi nella norma. L'unico parametro risultato aumentato è stato l'ammonio, quadro assolutamente compatibile con il posizionamento della TIPS, dal momento che viene meno l'azione di filtro del fegato e aumenta il passaggio in circolo delle scorie azotate. Però la paziente non aveva nessun segno e sintomo di encefalopatia epatica. Fatta diagnosi tramite la TAC di trombosi delle vene superepatiche, quindi di sindrome di Bud Chiari, il nostro obiettivo era ricercarne l'eziologia. Per questo motivo abbiamo iniziato con un studio trombofilico e quello che si evidenziava era una riduzione della funzione della proteina C e dell'antitrombina 3. Proteina C, il range dovrebbe essere tra 80 e 120, in questo caso era 24%. Nonostante questo non era possibile già fare diagnosi e imputare la trombosi a questo deficit perché eravamo in corso di acuzie. La paziente aveva una grave insufficienza epatica e quindi questo poteva essere il motivo di una minor produzione di questi fattori. Per cui erano tutti esami che poi andavano ripetuti una volta risolto l'evento acuto. Abbiamo quindi proseguito studiando la paziente dal punto di vista dell'autoimmunità e risultato tutto nella norma, è stata esclusa anche la sindrome da anticorpi antifosfolipidi. Abbiamo pensato alla emoglobinuria parossistica notturna, ma il clone è risultato negativo e infine abbiamo inviato un'ulteriore provetta per la ricerca della mutazione di JAK2 e la paziente è risultata positiva alla mutazione di JAK2 V617F. Dal momento che nessuna delle tre linee cellulari però mostrava alterazioni, per un approfondimento diagnostico è stata eseguita una biopsia osteomidollare e alla biopsia quello che si notava era un'iperplasia megacariocitaria, quindi caratteristiche morfologiche, istologiche e anche molecolari, tutto ci faceva pensare, ci ha fatto fare diagnosi di trombocitemia essenziale. A questo punto che cosa fare in acuto? Terapia anticoagulante per cercare di risolvere la trombosi, che è poi stata la presentazione della trombocitemia, e la paziente aveva già avviato questa terapia anticoagulante, e poi citoriduzione con idrossiurea, quindi trattare la patologia di base. In questo caso la terapia con idrossiurea non è stata avviata dal momento che la ponta piastrinica è risultata sempre nella norma sia all'ingresso in pronto soccorso che durante la degenza presso il nostro reparto. In vista della dimissione abbiamo ripetuto nuovamente gli esami e tutti i valori si mostravano nettamente ridotti rispetto all'ingresso, l'unico sempre in aumento l'ammonio, ma la paziente anche in questo caso era sempre asintomatica per encefalopatia epatica, e poi esami strumentali, quindi un'ecografia dell'addome che confermava la pervietà della TIPS e una gastroscopia che evidenziava un miglioramento perché non c'erano più varici e la gastropatia ipertensiva non era più di grado moderato, bensì di grado lieve.
Per questi motivi, il 20 aprile la paziente è stata admessa a domicilio con in terapia l'eparina a basso peso molecolare, perché al momento lei si rifiutava di avviare la terapia con warfarin, preferiva proseguire con l'eparina, e rifaximine e lattulosio sempre in prevenzione dell'encefalopatia epatica. Abbiamo poi affidato la paziente ai colleghi ematologi per le visite di controllo. E la prima visita è stata effettuata a luglio, sempre con esami di laboratorio ed esami strumentali. Agli esami ematici tutti i valori erano tornati nel range di normalità, così come le piastrine si confermavano sempre nella norma, quindi non è stata avviata neanche in questo caso la terapia di citoriduzione. E abbiamo anche ripetuto proteina C e antitrombina 3. E in questo caso notiamo che la proteina C era sempre ridotta, la sua attività era sempre ridotta, e contando che la funzione epatica era tornata comunque nella norma, non eravamo più durante l'evento acuto e la paziente stava facendo terapia anticoagulante, ma ancora con l'eparina, non aveva avviato il warfarin, questo dato può essere considerato affidabile, quindi ulteriore rischio trombotico legato al deficit della proteina C oltre alla mutazione di JAK2. E sappiamo che nel 46% dei pazienti che hanno la BAD chiari più di un fattore eziologico può avere un ruolo, ma di questo poi ne parleremo dopo. Oltre agli esami è stata fatta anche un attacco addome, dove le vene sovraepatiche rimanevano non visualizzabili, quindi la TIPS non era rimovibile, perché in questi pazienti poi una volta risolta la trombosi, la TIPS, la derivazione portosistemica, può essere rimossa o eventualmente si può anche ridurre di calibro in caso comparissero dei segni o dei sintomi di encefalopatia epatica, ma non era questo il caso. Quindi ha mantenuto la TIPS, non ha avviato terapia di citoriduzione, l'unico cambiamento che è stato fatto è sulla terapia anticoagulante, perché la paziente finalmente si è decisa ad avviare la terapia con warfarin, per questo è stata agganciata poi al centro Tau del San Martino, e dal momento che poi la terapia, a prescindere dalla risoluzione della trombosi, deve essere fatta per tutta la vita. Seconda visita di controllo a ottobre, anche in questo caso esami ematici, tutti i valori nella norma, piastrine sempre nel range di normalità, e era stato proposto anche un controllo angiografico alla paziente, ma lo ha rifiutato. Per questo motivo è stata ripetuta nuovamente l'attacco addome. E in questo caso non solo le vene sovraepatiche rimanevano non visualizzabili, ma si notava anche una minima apposizione trombotica a livello della TIPS. Per questo motivo il caso è stato ridiscusso con il radiologo interventista, che non ha dato però indicazione alla revisione angiografica, ma ha consigliato di proseguire il follow-up. Quello che noi ci chiediamo, arrivati a questo punto, è proseguire quindi terapia anticoagulante con warfarin, ma magari aumentando il target degli NR tra 2,5 e 3,5, iniziare magari una terapia con un inibitore di JAK2 per ridurre il rischio trombotico, dal momento che le piastrine, la trombocitemia essenziale, sono alterate non solo quantitativamente ma anche qualitativamente. E per questa parte, parlando della sindrome di Bad Chiari e del rischio trombotico, lascio la parola alla mia collega Ilaria. Allora, in questa seconda parte della presentazione parlerò di alcuni aspetti generali della sindrome di Bad Chiari, però concentrandomi prevalentemente sul rischio trombotico associato alla mutazione di JAK2. La sindrome di Bad Chiari è una condizione clinica che è caratterizzata dall'ostruzione dell'outflow epatico venoso, che può coinvolgere diversi punti, cioè può coinvolgere le vene di più piccolo calibro, fino ad arrivare allo sbocco della vena cava nell'atrio. Sono esclusi da questa sindrome le condizioni di ostacolo al flusso venoso secondari, quindi a scompenso cardiaco, a malattie del pericardio o alla malattia veno-occlusiva epatica, che hanno diciamo una patogenesi differente. Si tratta di una patologia rara, quindi in assenza di cirrosi o epatocarcinoma l'incidenza è di circa un caso su un milione all'anno.
Esistono diversi fattori di rischio protrombotico nei pazienti con la sindrome di Bad Chiari che possono essere congeniti o acquisiti. Nell'ambito delle condizioni congenite correlate troviamo, come nel caso della nostra paziente, quindi il deficit della proteina C o anche della proteina S, il deficit dell'antitrombina terza, l'iperomocisteinemia, la presenza del fattore quinto di Leiden, la mutazione del gene del fattore 2. Possono essere associate condizioni acquisite, quindi appunto la sindrome mieloproliferativa, la sindrome d'anticorpi antifosfolipidi e l'emoglobinuria parassistica notturna, ma anche altri fattori esterni come una gravidanza recente o l'utilizzo di contraccettivi orali, fattori di rischio condivisi anche con altri tipi di trombosi, quindi non solo splanchniche. Sono associate alla Bad Chiari anche malattie sistemiche come la malattia di Behçet, la sarcoidosi, anche la celiachia, l'infezione da HIV. Per quanto riguarda il citomegalo, in realtà l'infezione si associa molto più spesso ad una trombosi portale piuttosto che alla sindrome di Bad Chiari. Per quanto riguarda invece i fattori locali, anche per questi c'è un'associazione molto più forte con la trombosi portale piuttosto che con la Bad Chiari, probabilmente per l'azione di filtro epatico, le piastrine attivate e le citochine. Come diceva Elisa, in una buona parte di pazienti è presente più di un fattore di rischio protrombotico la diagnosi, per cui il riscontro di uno di questi non deve precludere la ricerca di altri. Tra tutti, la condizione che più frequentemente si riscontra in associazione con la Bad Chiari è la presenza di una patologia di un disturbo mieloproliferativo. In questa slide vediamo i dati di prevalenza delle trombosi splanchniche nei pazienti con sindrome mieloproliferative confrontate con la popolazione generale. E vediamo come, per quanto riguarda la Bad Chiari, la prevalenza è di circa 1200 per 100.000 abitanti, confrontati con 0,14 per 100.000. Ma un dato ancora più interessante è che nel 30% dei pazienti con una sindrome di Bad Chiari si ha poi il successivo riscontro di una sindrome mieloproliferativa, per cui lo screening per le patologie mieloproliferative devono essere fatti. Sempre fatte in caso di Bad Chiari. Altro dato interessante è che nell'ambito delle sindrome mieloproliferative i fattori di rischio associati alle trombosi splanchniche differiscono dai fattori di rischio associati ad altri tipi di trombosi. Ad esempio, mentre per trombosi extra splanchiche è molto più frequente avere pazienti sopra i 60 anni e pregressi episodi di trombosi, nel caso delle trombosi splanchiche è molto più frequente avere pazienti più giovani con fattori di trombofilia ereditari e di sesso femminile. Quello che è sicuramente comune ai due gruppi è la mutazione del gene per JAK2. JAK2 è una tirosina chinasi che è espressa in molti tessuti e che però ha un ruolo fondamentale a livello ematoietico nella trasduzione del segnale intracellulare attraverso la via JAK2 e STAT, che va a determinare quindi la proliferazione e la differenziazione della cellula staminale pluripotente nelle diverse linee mieloidi, quindi la linea eritrocitaria, megacaricitica, granulocitica. A livello fisiologico, l'attività di JAK2 dipende dalla stimolazione da parte di fattori di crescita, quindi l'eritropoietina, la trombopoietina, il fattore di stimolazione delle colonie granulocitarie e granulocitico-monocitarie. In presenza invece di una mutazione del gene, si ha un'attivazione costitutiva della chinasi, che diventa quindi indipendente dal ligando e che risulta in una overproduzione delle cellule della linea mieloide. Questo giustifica il fenotipo ipercellulare che si riscontra nelle sindrome mieloproliferative. La mutazione che più frequentemente si riscontra, come anche nel caso della nostra paziente, è la mutazione di JAK2 V617F sull'esone 14, che si riscontra nel 95% dei casi dei pazienti affetti da policitemia vera e una percentuale variabile tra il 40 e il 60% dei pazienti affetti invece da trombocitemia essenziale e mielofibrosi primitiva. In una
più piccola percentuale di pazienti affetti da policitemia vera è presente anche una mutazione di GERD2 a carico delle esoni 12. Come abbiamo visto, il 30% dei pazienti con diagnosi di BAT chiari presenta una patologia mieloproliferativa, mentre il 40% dei pazienti con sindrome di BAT chiari presenta la mutazione di GERD2. Questo significa che c'è una percentuale di pazienti con sindrome mieloproliferative che sono GERD2 negative, ma che c'è una parte di pazienti con BAT chiari e GERD2 che non presentano il fenotipo diciamo di ipercellularità che è richiesto nei criteri WHO 2016 per la definizione della sindrome mieloproliferativa, e questo è anche il caso della nostra paziente. Le motivazioni adotte per giustificare quindi l'assenza di ipercellularità sono più frequentemente la presenza dell'ipertensione portale, la splenomegalia o l'iperstenismo funzionale che si riscontrano nei pazienti con sindrome mieloproliferativa, con conseguente quindi emodiluizione e sequestro splenico delle cellule ematiche che vanno quindi a mascherare il fenotipo mieloproliferativo. Ci sono però altre due ipotesi che sono state avanzate, ovvero che questi pazienti siano un sottotipo specifico di sindrome mieloproliferativa, oppure che ci si trovi in presenza di una fase precoce di malattia in pazienti che sono più giovani e che hanno un minore burden allelico. Il burden allelico è il quantitativo di alleli mutati per GERD2 che si riscontra a livello dell'individuo. Quest'ultima ipotesi non è convincente, in quanto le ultime evidenze mostrano che, al contrario, la presenza di un elevato burden allelico correla con un fenotipo che è più aggressivo. Il ruolo, in termini diciamo, di rischio trombotico della mutazione di GERD2 è dovuto ad effetti sia sul sistema emopoietico sia sulle cellule endoteliali stesse. A livello piastrinico è stato visto come la mutazione di GERD2 induca delle modificazioni biologiche che vanno a determinare un aumento dei fenomeni trombotici. In particolare è stato osservato un aumento dell'espressione di P-selettina a livello piastrinico. La P-selettina è un indice di attivazione piastrinica, e anche la presenza di una ipersensibilità della via del segnale, quindi del pathway TPO-MPL, dove MPL è il recettore per la trombopoietina. Questo va a determinare non soltanto la presenza appunto di una proliferazione sia dei megacariociti che delle piastrine, ma anche delle alterazioni che sono intrinseche nella funzione piastrinica, che sono più attivate e quindi predispongono alla formazione di trombi. Per quanto riguarda invece l'effetto sulle altre linee del sistema emopoietico, è stato visto come i pazienti con la mutazione di GERD2 hanno un aumento dei leucociti attivati che è proporzionale al burden allelico, ed è stato inoltre osservato che i pazienti con policitemia vera e la mutazione per GERD2 presentino un'aumentata adesione all'endotelio. Come dicevo però, il ruolo della mutazione, cioè la mutazione di GERD2 ha anche degli effetti a carico delle cellule endoteliali. È stata osservata infatti la presenza della mutazione di GERD2 in due pazienti a livello diciamo delle cellule endoteliali delle vene epatiche, in due pazienti affetti da sindrome di BAT chiari, ed è stata inoltre osservata in un altro studio in pazienti che presentavano non soltanto trombosi splanchiche ma anche altre trombosi a livello sistemico. Come questa mutazione a livello delle cellule endoteliali vada a determinare un maggior rischio trombotico non è chiarissimo. Sembrerebbe che vada a determinare un'alterata espressione proteica con l'acquisizione da parte delle cellule endoteliali di un fenotipo che è pro-infiammatorio e pro-aderente. Uno dei meccanismi che sono stati diciamo evidenziati nello studio che ho mostrato nella slide precedente è l'espressione da parte delle cellule endoteliali della P-selettina, che verrebbe indotta dalla mutazione di GERD2, con conseguente aumentata adesione delle piastrine, dei polimorfonucleati e dei monociti all'endotelio. Rimangono però aperti degli interrogativi. Non sappiamo infatti se l'espressione di GERD2 a livello delle cellule endoteliali, GERD2 mutata a livello delle cellule endoteliali, sia ubiquitaria o presente a livello
in maniera selettiva a livello splanchnico. E questo è un interrogativo importante perché quello che non sappiamo ancora è come mai, pur in presenza di una condizione diciamo protrombotica, come il caso di una sindrome mioproliferativa, la trombosi si verifichi proprio a livello splanchico. Recenti studi hanno evidenziato un ruolo fondamentale nell'infiammazione in questo tropismo. Ad esempio, nello studio di cui parlavo prima, che è uno studio fatto su modello murino dove c'erano topi knock-in per gene JAK2 mutato, era necessaria la presenza di almeno un basso livello di TNF-alfa per l'espressione della P-selettina da parte delle cellule endoteliali. TNF-alfa che è una tipica citochina pro-infiammatoria. Il secondo interrogativo è come mai è presente una mutazione somatica tipicamente a carico di cellule della linea mieloide a livello di cellule endoteliali. E l'ipotesi avanzata è che ci sia un progenitore comune tra la linea mieloide e le cellule endoteliali, che il cosiddetto emangioblasto, che normalmente ritroviamo a livello embrionale, ma che potrebbe essere presente anche appunto in questi pazienti. Sono stati studiati altri driver molecolari nelle sindrome mieloproliferative che sono JAK2 negative, come la mutazione per la calreticulina e per il recettore della trombopoietina, quindi MPL, che sono mutazioni che tipicamente vengono ricercate in caso di negatività della mutazione per JAK2 e che si riscontrano in un 30% dei pazienti con trombocitemia essenziale e mielofibrosi primitiva. Ci sono poi, c'è un gruppo di pazienti cosiddetti triplo negativi, in cui non troviamo la mutazione né di JAK2 né per la calreticulina né per MPL, in cui sono state studiate mutazioni a carico di altri geni coinvolti nella metilazione del DNA, come il TET2, oppure nella strutturazione della cromatina, che potrebbero giustificare il fenotipo, diciamo, ipercellulare, ma che per i quali ci sono molte meno evidenze per quanto concerne, diciamo, il rischio protrombotico. Quali sono le implicazioni pratiche di queste considerazioni, diciamo, molecolari? Noi sappiamo che i pazienti con diagnosi di sindrome di Bacchiari riscontro di una patologia mieloproliferativa sottostante vengono scoagulati a lungo termine proprio per diciamo, il rischio di recidiva di trombosi. Quello che ci siamo chiesti è, considerando effettivamente il ruolo centrale della mutazione di JAK2 e il peso che ha il burden allelico nel rischio trombotico, essendoci dei farmaci che sono diretti contro JAK2, se l'utilizzo di questi farmaci in futuro potrebbe, diciamo, aiutare a sostanzialmente ridurre la durata della terapia anticoagulante in questi pazienti. Ad oggi nei pazienti affetti da una patologia mieloproliferativa, la terapia standard in presenza di ipercellularità prevede l'utilizzo della terapia citoriduttiva, però abbiamo visto come non sempre sia presente un fenotipo ipercellulare e abbiamo anche visto che ci sono delle questioni diciamo intrinseche legate alla funzione piastrinica e delle cellule endoteliali che sono correlate alla mutazione di JAK2. Questa domanda se la sono fatta diciamo colleghi molti colleghi prima di noi, e qui c'è in questa slide una revisione sistematica molto dettagliata in cui vengono diciamo analizzati i trial clinici randomizzati che confrontavano l'utilizzo di una terapia citoriduttiva standard con l'utilizzo di un inibitore di JAK2 che è ruxolitinib in termini di rischio trombotico a lungo termine. Il risultato è che effettivamente sembrerebbe esserci un minor rischio trombotico associato all'utilizzo di ruxolitinib, ma questa differenza non raggiungeva una significatività statistica. Ci sono dei limiti di questi studi. Il primo è che non esisteva una sottopopolazione nello studio di pazienti affetti da sindrome mieloproliferativa
con in assenza di un fenotipo, diciamo, ipercellulare, e poi c'erano delle differenze in termini, diciamo, di durata di follow-up dei pazienti candidati a terapia cytolytica standard e quelli, diciamo, il braccio ruxolitinib. Inoltre, alcuni pazienti che erano inizialmente stati candidati per una terapia cytolytica standard venivano switchati alla seconda tipologia di terapia durante lo studio, per cui questo rimane, diciamo, sono necessari ulteriori studi in merito. Grazie. Grazie a voi. Innanzitutto complimenti per la presentazione, molto molto precisa, dettagliata. Siamo contenti di avervi con noi. Ci sono probabilmente anche delle domande, delle risposte. Innanzitutto vi porto i complimenti per le diagnosi del nostro past president Giancarlo Antonucci, che ci fa una domanda. Il dottor Antonucci ci chiede: resta il dubbio dell'efficacia del warfarin? E poi si chiede anche la domanda che pone: come mai INR3 all'ingresso, ma credo fosse correlata, insomma, all'acuzie del paziente. Sì, esatto, l'INR era collegato proprio al fatto che in quel momento c'era una grave insufficienza epatica, quindi non solo l'INR era alterato, infatti poi comunque dopo la TIPS, dopo la derivazione portosistemica, si è ridotto, è arrivato fino a 2, così come si sono ridotte le transaminasi, che da 4.000, da 3.000 sono subito tornate nella normalità. E è stato proprio un evento acuto su cui si è intervenuti velocemente, e quindi la funzionalità epatica si è anche ripresa altrettanto velocemente. Quindi noi abbiamo imputato l'aumento dell'INR, come tutti gli altri valori che erano assolutamente non nella norma, all'insufficienza epatica acuta che c'è stata per via della trombosi di tutte e tre le vene supraepatiche. E un commento invece per quanto riguarda, diciamo, la terapia col warfarin: effettivamente rimane un dubbio circa l'efficacia, considerando che a distanza di 6-7 mesi dall'avvio della terapia all'ATAC c'è stata una progressione della trombosi che coinvolgeva anche la TIPS. Non esistono, diciamo, linee guide specifiche per direzionare, diciamo, la terapia. Ad oggi quello che si fa più frequentemente è l'utilizzo del Coumadin con un target compreso fra 2 e 3. Noi ci siamo chiesti se effettivamente fosse il caso di spavolarli aumentando il target e l'INR a 2,5 e 3,5, o se anche fosse il caso di provare a spavolarla utilizzando di INAO. Per INAO, in letteratura ci sono degli studi che nei quali effettivamente sono stati utilizzati in AO, però essendo, diciamo, non al momento non sono stati validati, comunque non è stato validato ufficialmente l'utilizzo, e senza contare che poi molti di questi pazienti si presentano con un'insufficienza epatica severa che limita anche l'utilizzo degli anticoagulanti orali. Assolutamente. È un po' la questione che ci poniamo, e l'unica cosa che io volevo fare come chiosa, perché hanno detto tutte le mie specializzande, quello che ritengo essere un merito teorico e quello che ritengo essere in realtà una piccola colpa pratica nella gestione nostra di questo paziente. Il merito è appunto la volontà di gestirli anche poi nella prosecuzione del ricovero, quindi gestirli in quanto internisti, proprio cercando il più possibile di, in questi che sono dei settori in cui non ci sono dei protocolli chiari, non ci sono delle linee guida chiare, abbiamo la forte convinzione che sia il nostro ruolo, quindi sia fondamentale che la figura dell'internista sia quella che prenda in carico il paziente e piuttosto sia quello che fa parlare gli specialisti tra loro. Nella pratica non è andata esattamente così, un pochino per un'ingenuità, perché una volta finito il percorso diagnostico e anche la parte eziologica,
siamo stati un po' troppo fiduciosi che la terapia anticoagulante avrebbe risolto l'espressione, quindi il percorso sarebbe poi andato verso la rimozione della TIPS e la normalizzazione del quadro, che è quello che succede nella grande maggioranza dei casi. In più del 70% dei casi si riesce ad ottenere una localizzazione delle vene sovraepatiche nell'arco 6, 8, 10 mesi, insomma, in tempistiche ragionevoli. Pertanto abbiamo affidato la paziente agli ematologi, perché quella che rimaneva come patologia sua di base, che verosimilmente poi si sarebbe resa anche fenotipicamente evidente, è una patologia ovviamente ematologica, per cui ci stiamo tuttora pensando, e abbiamo un po' dovuto riprendere un pochino in mano la paziente a distanza di tempo. Nicolas, ti faccio una domanda, la faccio a voi. Questa paziente, non so se mi è sfuggito, se in passato aveva mai avuto episodi di trombosi, anche magari in periodi di prolungata immobilizzazione, eccetera, e poi anche il discorso relativo all'assunzione del Coumadin, cioè lei, sappiamo se il suo INR era range, lo assumeva regolarmente, come stava, anche oltre al riscontro, TAC, lei come si è sentita, come è andato clinicamente il decorso? In precedenza aveva avuto una singola TVP correlata all'immobilizzazione, quindi una cosa molto molto blanda che si era risolta, aveva avuto un decorso del tutto positivo, però avevamo il dato anagnostico che lei riferiva l'intolleranza al warfarin, motivo per cui nella prima fase non l'aveva voluto assumere. Una volta che poi ha cominciato ad assumerlo, i valori sono sempre stati a range. Il decorso complessivo è stato un decorso estremamente favorevole, perché la paziente è sempre stata bene. Permane il dato di imaging, che ovviamente è però un dato molto importante, che rende ancora la situazione in divenire tuttora. Corrado, volevi fare qualche commento, qualche domanda? No, complimenti, perché è stato veramente esaustivo e grazie. Mi sono perso forse io. Il profilo periferico è rimasto invariato, cioè in periferia non ha mai dato segno la malattia ematologica. Cioè, avete detto giustamente l'ipersplenismo, l'insufficienza, cioè magari migliorando in periferia non c'è stato movimento, quindi anche da parte, sarei curioso di sapere poi gli ematologi se affrontano veramente la malattia, cioè iniziano la terapia o no, perché cioè è difficile decidere. Vorrei vedere una seconda puntata, non so come dire, sarebbe interessante capire. Si basano molto ovviamente sull'avviare la citriluzione sulla conta periferica, perché altrimenti poi si induce un deficit midollare, quindi esatto, ovviamente non la possono avviare con un emocromo che è normale tutti gli effetti. In questo caso li assolviamo. C'è un'altra domanda che è arrivata, qualche approfondimento in più sul secondo voi ruolo della proteina C su questo caso, se questo presunto deficit potrebbe aver influenzato l'andamento, diciamo, di questa trombosi, pur vabbè, come dicevate voi, in una paziente che comunque stava bene. Cioè, che peso dare a questo valore che assolutamente in acuto, siamo tutti d'accordo, andava rivalutato. Poi avete trovato a distanza una proteina C al 24%, quindi un valore della funzionalità che è piuttosto importante. Che idea vi siete fatti? Abbiamo visto che effettivamente, considerando che a distanza si è confermato il deficit, vedendo che appunto in letteratura sono descritti, cioè è descritta una buona percentuale di pazienti che ha più fattori protrombotici contemporaneamente, probabilmente c'è anche un ruolo del deficit della proteina C nel suo rischio tromboembolico. Sì, all'inizio era 24%, quindi era proprio bassa. Poi dopo, quando abbiamo fatto di nuovo il dosaggio, era lievemente aumentata al 40%, però rimaneva comunque ridotta, perché il range 80-120, quindi sicuramente c'era un rischio trombotico aumentato anche per il deficit di proteina C. Quanto poi abbia giocato il ruolo della proteina C e della mutazione di JAK2, questo non...
Del resto un evento probotico l'aveva già avuto prima, quando probabilmente... Sì. Una pregressa TVP, mi avevi detto, clinicamente qualcosa c'era, poi come succede spesso, poi le troviamo per altre motivazioni, magari un ricovero medicina interna dove c'era allettamento, una polmonite, uno scompenso cardiaco, e poi naturalmente qui c'è, come dire, la spinta sull'acceleratore della malattia mieloproliferativa. Vediamo se ci sono altre domande. Vedo che è anche collegato il professor Montecucco, che si è anche unita a Irina Barbagelata, il nostro presidente. Scusa Matteo, solo una curiosità. Hanno parlato le colleghe dei NAO. C'è un NAO in particolare, capite? Perché non conosco proprio l'argomento. Cioè, in letteratura hanno provato a trattare Batchiari con i NAO e sapete se c'è un NAO preferenziale oppure... non c'è le... immagino che siano i casi siano singoli, quindi era soltanto una curiosità se c'era una sì, ci sono i dati su Xarelto, su rivaroxaban, okay. Perché come in tutti gli scenari orfani, perché essendo un po' il NAO che perde tra i quattro l'hanno riciclato nei vari, ci provano, ok. E qualcosa sulle doxaban, che essendo quello meno pesante a livello, che ha meno interazioni a livello epatico, ovviamente in questi pazienti, che la nostra paziente a livello epatico ha risposto molto bene subito, ma non è affatto scontato che vada così, è quello che non avendo meno interazioni ovviamente. Perfetto. Di sicurezza migliore. Grazie. Ma quando poi l'avete passata agli ematologi, la vostra idea, tendenza era appunto quella di tenere un INR un po' più alto, cioè l'avete fatto oppure avete lasciato un po' la palla ai colleghi? Sembrava andare tutto molto bene con l'impostazione iniziale, quindi è più una questione che ci siamo posti a distanza di tempo, anche perché ovviamente la paziente sta bene e l'attacco è un dato che non è, l'ultimo attacco è un dato che non ci aspettavamo, okay. Per cui è quella che si pone ora, ovviamente inizialmente la terapia d'attacco tra 2 e 3. Cioè. Pensavamo potesse, insomma, sembrava andare bene, pensavamo potesse andare bene. Bisognerà valutare ora. Professor Montecucco, vuoi dirci qualcosa? Ci vuoi semplicemente salutare? Ti vedo aspetta a metà. Che apro. Ti vedo a metà. Mi tiro su. Aspetta che apro. Ciao prof, ciao, benvenuto. Tanto hai visto come sono bravi, quindi io non devo aggiungere proprio niente. La questione che forse non si è trattato è che questa signora, avendo una TIPS, poi può avere delle altre complicanze, quindi non è che sia un tempo indefinito per lasciare una TIPS in una persona, quindi delle decisioni dovranno essere prese. Quindi se ci possono parlare un pochettino di quali sono le complicanze che si possono attendere a una paziente di questo tipo, cioè, quindi non è una domanda diciamo preventivata, quindi vediamo cosa rispondono. Certo. Allora, la complicanza maggiore che si può avere dopo aver posizionato la TIPS è ovviamente l'encefalopatia epatica, proprio perché, come dicevamo prima, viene meno l'azione di filtro da parte del fegato, quindi tutte le scorie azotate, ma in generale tutte le sostanze di scarto passano direttamente dalla vena porta al circolo sistemico, e quindi le maggiori complicanze, anche proprio più gravi, possono essere a livello encefalico, quindi con stato soporoso, tremori, irritabilità, però la paziente non ha mai presentato neanche adesso, dopo vari mesi, questi sintomi. Eventualmente, se li avesse presentati, una alternativa sarebbe stata quella di ridurre il calibro, sempre tramite i colleghi radiologi interventisti. Sappiamo che si può mettere questo stent un po' fatto come forma a clessidra per ridurre proprio il flusso attraverso la TIPS, per evitare di rimuoverla, perché comunque ha avuto un effetto, ha fatto sì che la funzionalità epatica tornasse nella norma in pochissimo tempo, quindi ovviamente toglierla sarebbe un problema, porterebbe probabilmente poi la paziente, dato che ha ancora la trombosi delle vene sovraepatiche, ad un quadro poi di nuovo di insufficienza epatica, con lo sviluppo anche a lungo andare di fibrosi e di cirrosi, con quindi
quindi come punto finale l'esigenza di un trapianto del fegato. Per evitare questo è stata lasciata in sede e al momento non si può rimuovere proprio perché la trombosi non si è risolta. Ovviamente una volta che si vedesse, una volta che si vedrà la risoluzione della trombosi almeno in una delle tre vene supraepatiche, automaticamente si potrà pensare di rimuoverla. In realtà un'alternativa al posizionamento della TIPS in questi quadri di presentazione della sindrome di Bhatt-Chiari è la tromboaspirazione con poi eventuale posizionamento di stent. In questo caso non era stato fatto, era stata posizionata direttamente la TIPS perché comunque la trombosi delle vene suprapatiche di questa paziente si estendeva per un lungo tratto, quindi sarebbe stato particolarmente complesso poter eseguire questo intervento di trombectomia. Risultava più veloce, più rapido e più risolutivo posizionare appunto la TIPS come è stato fatto. Benissimo. Elena Barbagelata, se ti vuoi collegare, fatti vedere. Mi vedi? Mi vedete? No. Tutto nero, c'è il tuo nome che si scaglia. Scomparsa. Elena è scomparsa. Voleva giustamente fare i saluti perché finisce la sessione, diciamo, autunno-inverno dei casi clinici FADOI. Eccomi. Eccola qua. Scusate, oggi ho avuto un po' di difficoltà. Sì, grazie a tutti. Ci tenevo così a concludere perché oggi appunto termina la sessione autunnale del nostro webinar di casi clinici. Mi unisco ovviamente ai ringraziamenti e complimenti per i relatori di oggi, ma davvero tutti i casi che abbiamo sentito nell'arco di questi mesi sono stati tutti davvero molto interessanti e secondo me utili e presentati in modo completo, esaustivo, e quindi davvero grazie e complimenti a tutti. Un doveroso ringraziamento va anche a FADOI e in particolar modo a Giuseppe Otteri che ha permesso la realizzazione di questo webinar. Lo ringrazio per la pazienza e perché più volte, diciamo, ci sono stati dei cambiamenti in corso d'opera, diciamo. Che dire, se avete dei nuovi casi clinici, vi invito a inviarci così i vostri nominativi e la segnalazione, perché penso che continueremo questa esperienza. Cosa dici, Matteo? Sì, assolutamente. È un, diciamo, un meccanismo, secondo me, vincente, perché permette di coinvolgere i giovani, di fare un po' gruppo, di conoscere anche altre realtà. Mi fa molto piacere oggi che ci siano i colleghi dell'università, ne abbiamo avuto anche altri, e quindi è un modo per conoscerci e per fare un po' squadra, un po' gruppo. E poi, insomma, da quando siamo anche noi stati giovani, partivamo così, no? Con i casi clinici, la discussione, le evidenze. Oggi siamo in un mare magnum di informazioni, certe volte si rischia anche un po' di perderci e, come dire, ci facciamo un po' dei favori a vicenda, cioè vedere anche un po' la letteratura, selezionarla, no? Renderla fruibile, anche perché talvolta ci sono questi studi che magari uno ci mette la testa e si rischia un po' di perdersi, invece permette agli altri anche di prendere un po' il succo del discorso. Assolutamente. Quindi niente, vi lascio la mia mail per chi non la conosce, elenabarbagelata@yahoo.it, così che possiate appunto inviarmi la vostra segnalazione. Direi che chiudiamo, cosa dici, anche perché siamo quasi a tempo massimo. Vi ringrazio. Perfetto. Davvero tutti, ringrazio Corrado che ha fatto da moderatore al posto mio oggi e basta. A presto. A tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.